Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Pokémon Mystery Dungeon. La scorsa volta siamo riuscite a scappare dalla gabbia e dai Grovyle. Oggi dobbiamo buttarci all'interno del dungeon. Let's go! E vediamo un po' cosa ci aspetta e che Pokémon troveremo. Intanto vedo già un bel di tutto tuo Squirtle. Ci ha fatto solo 4? Minchia, 117. Mi sa che siamo ancora abbastanza livellati, vabbè. No, ok, ci fa parecchio danno anche lui. Ah, ma era un ditto. Cute. Grotta dello spazio, tra l'altro, si chiama. Oh, che culo, le scale. Oh, le vedo. Eccole là. Che bello che si vedono le cose. Oh, un Onix. Stupendo. Oh, una mela, mia. Oh, uno strumento, flash. Vabbè, non ce ne faremo assolutamente nulla, sincero. Oh, una mela, aspetta che la piglio. Dato che Munchlax mangia come un Munchlax, effettivamente. Oh, pure un Magneton. Bene. Perfetto. Dai che ce la facciamo. Mamma mia, l'hanno circondato. Oh, eccole qua, finalmente. Oh, siamo passati? Hey, Ricky! Quella laggiù è l'uscita. Andiamo a vedere. Siamo riusciti a seminare quei sablai? Dovremmo riposarci un po' qui. Hey, là c'è dell'acqua. Eh? Questa cascata, l'acqua non scorre. Gli zampilli d'acqua sono sospesi in aria. Aveva ragione Grovyle alla fine. Il tempo nel futuro si è davvero fermato. Perché Dusknoir ci ha portato qui? Il grande Dusknoir, che era così gentile con noi. Non so più cosa credere. Se solo ci fosse un modo per scoprire la verità. Ah, ci sono. Un modo c'è per scoprire la verità. Il tuo squarcio dimensionale. Usa il tuo squarcio dimensionale. Tocca quest'acqua immobile. Chi lo sa, potresti vedere qualcosa. Non perdiamo tempo. Quei sablai ci sono alle costole. Facciamo presto. Io non lo so se sia una grande idea. Però, come va? Vedi qualcosa? No, niente. Oh, eh? Che brutta cosa. Sarei meno preoccupato se cominciassi a capire cosa sta succedendo. Non abbiamo scoperto nulla. Siamo qui da un sacco di tempo. Se non ci sbrighiamo, quei sablai ci raggiungeranno. Prepariamoci e andiamo. Beh, direi di proseguire tipo istantaneamente verso il prossimo dungeon. Che culo immenso, subito le scalette pulite. Allora, sono parecchio pericolosi questi qui, perché stanno nel muro, quindi non possiamo hittarli. Ed è un po' un problema in realtà. Onda shock, non penso di poterla imparare su Munchlax. Quindi dobbiamo stare molto attenti alle pareti. Quindi nei tunnel noi siamo praticamente sempre in pericolo. Ma no, questo è buono, però non capisco, mi sa che ho la borsa piena. Lanciamo i geosassi, lancia. Oh mamma. Perfetto. Oh no. Almeno finalmente abbiamo una mossa che effettivamente fa danno. Perché ne fa una mossa, vediamo. Colpo sicuro, assolutamente no. Tipo una mossa fossa, io una volta ce l'avevo. Ma poi l'ho persa, mi sa. Che è un problema? Io perché sono andato di qua che sapevo già che era chiuso? È chiuso pure questo. Bello. Bella sta parte di dungeon. Vabbè, Claydol non dovrebbe avere problemi, Squirtle. Oh no. Però vedo le scale. Oh no. Via. Via. Ok. Ci è andata bene. Ci siamo ricongiunti. Mamma mia. Che culo, eh. Oh no. Basta. Uff. Me la sono cavata. Via. Non lo voglio sto Claydol. Dico, spero che Squirtle se la cavi da solo. Vabbè, ma che culo c'ho, ragazzi. Cioè, due punti chiusi. È assurdo. Non ha senso. Squirtle torna da me. No. Ma ha colpito il Ghastly. Vabbè. Poco male. Almeno l'ha one shotato. Oh, tre punti chiusi. Ma stiamo scherzando? Oh. Oh no. Scusa Squirtle. Switchati. Switchati. Non posso switchare. Questo è un problema. È un gran problema. E dai, basta essere confuso. Grazie. Però non l'ho sciotto, il che è un problema. È ancora confuso, ma è assurdo. Allora, siamo un po' in difficoltà, quindi... Dov'è la bacca arancia di prima? Eccola qua. Mangiatela tutta. E ora siamo full di nuovo. Certo che dura un sacco sta cavolo di confusione. Oh, quanto dura? È assurdo! Basta! Oh, grazie. Facciamo combattere un po' Squirtle. Io devo recuperare un po' di HP. Vedo Gliscor che sta girando intorno. Ma che è? Oh, siamo saliti, buono. Oh no.
32 mi ha fatto. Ho un'altra bacca arancia. Non mi sembra una gran cosa. Non vorrei usare il mio rivital seme. Non ce l'ho. Ok? Siamo vivi. Grazie. Per fortuna. Io non molto, eh. Però recuperiamo un po' di HP. Perfetto. Oh, guarda un po' chi c'è. Il pre Dusknoir. E questo dungeon sta facendo parecchio complicato. Ho un seme. Ho un revital seme. Questo lo scambiamo immediatamente. Bene, così ne abbiamo due. Potrebbero farci comodo. Questo hunter non mi piace dove sta. Ok, vado a prendermi le monetine. Ecco, Manchelax inizia ad avere fame, il che non è positivo. Divieto, niente, ho una mossa decente, neanche a pagarli me la danno. What? No, come alcuni cibi sono andati a male. Questo è un problema, ragazzi. È un grosso problema. Quel Cradle mi sa che se la vedrà Squirtle. Perfetto. Oh, scale. Ormai dovremmo essere in fondo, in teoria. Non penso manchi molto. Ho finito i PT di leccata. Meglio se ce ne andiamo istantaneamente. Acqua di sale. Questa non sarebbe male per Squirtle, ma le sue mosse lui le ha già, quindi siamo abbastanza a posto. Poi spiegatemi perché Gliscor può andare su dell'acqua. Autodistruzione. Carino. Vabbè, però ragazzi, non è possibile, eh. Cioè, va bene tutto, però cioè, il rotolamento è fallito più volte di quelle che me la hitta. Com'è possibile? Oh no, la pancia è vuota. Datemi una mela. Mangia tutto. E no, basta. Dovrebbe bastargli una mela fino alla fine del dungeon, in teoria. Anche perché, cioè, siamo al piano 13. Dovremmo essere anche abbastanza in fondo, in teoria. No, ha fallito, non ci credo. Non ho parole. Cioè, abbiamo fallito talmente tante mosse che li avremmo potuti uccidere tipo 4 volte. Vabbè, rotolamento, ragazzi, fa schifo. Però non capisco. O è una mossa che Manchelax, cioè, non può usare, o mi manca qualcosa alla base di Pokémon che non conosco. Magari non ha effetto sui Pokémon. Cioè, vabbè, su alcuni Pokémon potrebbe essere. Però mi sembra strano. Mi sembra molto strano. Sa che gliela leveremo rotolamento a sto punto. Cioè, inutilizzabile. Non la becca mai. Oh, quanti piani già. Basta, basta. Il piccolo Manchelax deve mangiare, non ho più mele. Oh, siamo in fondo, grazie. Ci stiamo arrampicando da un bel po'. Wow, guarda. Era la verità. Il futuro è davvero un mondo di oscurità. Quelle luci, è bellissimo, ma quelle luci, quella non è la sala punizione. Hey, Ricky, il grande Dusknoir ci ha salvato più di una volta. Ci ha anche insegnato tante cose. È per questo che ammiravo davvero Dusknoir. Ma Dusknoir ci stava ingannando. Ancora adesso stento a crederci. Non so più a cosa credere. In testa ho una gran confusione. Cosa possiamo fare adesso? Quando potremmo smettere di correre? Potremmo tornare nel nostro mondo? I membri della Gilda mi chiedo come stiano. Saranno preoccupati per noi. Wigglytuff, Chatot, Beedoff e tutti gli altri. Staranno bene? Mi manca la Gilda. Voglio vedere tutti gli altri. Eh? Cosa c'è? Cosa? Vuoi andare a cercare Grovyle? Perché? Chiedergli una cosa? Ah, certo. Grovyle la prima volta era venuto nel presente da qui. Quindi Grovyle deve conoscere un modo per tornare nel nostro mondo. Ma Grovyle non è un Pokémon cattivo? Non è venuto nel nostro mondo per rubare gli ingranaggi del tempo? Come posso credere a quello che dice? E tu? Tu credi a Grovyle? Io gli credo, ragazzi. Beh, io non riesco a fidarmi di lui. Di un Pokémon così? Mai! Non potrei mai fidarmi di lui. Non c'è verso, ma capisco. Non so perché, ma Dusknoir vuole liberarsi di noi. Questo significa che tra i Pokémon che conosciamo qua nel futuro ci rimane solo Grovyle. Non abbiamo altra scelta. Dobbiamo affidarci a Grovyle. Beh, allora siamo d'accordo. Va bene, Ricky. Cerchiamo Grovyle. Troviamo Grovyle e chiediamogli come tornare nel nostro mondo. Andiamo. Andiamo alla ricerca di Grovyle. Grazie. Eri in ansia per me perché ero giù di corda. E lo hai fatto anche se probabilmente provi la mia stessa paura. Mi dispiace. Sebbene tu, il Pokémon più vicino e prezioso sia con me, l'ansia mi ha avvolto e mi ha quasi fatto mollare tutto. Ma in realtà non sono solo.
Non mi abbatterò più. Con te al mio fianco posso essere coraggioso. Adesso sto bene. Quindi forza, torniamo nel presente. Insieme. Da quando Grovel se n'è andato, abbiamo percorso una strada senza alcun bivio. Dunque, Grovel deve essere giusto davanti a noi. Andiamo, raggiungiamo Grovel. Ma va bene ragazzi, per questo episodio è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!